Il viaggio degli italiani cambia con noi, abbiamo un po' l'obiettivo di cambiarlo sempre in meglio, nel senso che ITA Airways sta crescendo molto, sta aggiungendo aeromobili alla sua flotta, aggiungendo aeromobili molto moderni, confortevoli, rispettosi, un po' più rispettosi dell'ambiente con minori emissioni di CO2, che poi per la compagnia rappresentano minori costi di carburante, perché noi sosteniamo sempre che la sostenibilità ambientale deve essere anche abbinata a quella economica. Maggiori rotte, anche quest'anno noi apriamo nuove rotte intercontinentali. La nostra missione fin da subito è stata quella di collegare l'Italia, ricollegare l'Italia al resto del mondo, soprattutto i voli intercontinentali, un bel po' di voli internazionali, sull'Adria di Fiumicino. Tra Roma e Linate, quale sarà maggiormente, diciamo così? Ma sono i nostri due centri, Fiumicino e Lab, quindi sull'Hub si concentrano sia i voli di breve e medio raggio che portano passeggeri non solo a Roma, li portano a Fiumicino in modo che poi possano continuare con i nostri voli di lungo raggio. Linate invece è un nostro aeroporto estremamente importante, punto punto, cioè su Linate non si fa collegamento, da Linate noi cerchiamo di collegare tutta la parte del nord Europa e con il sud dell'Italia. Quindi due missioni ben precise, point to point a Linate e point to point a Fiumicino, però con l'estensione importante del file raggio e del lungo raggio. Stiamo continuando a verniciare i nostri aerei con quella livrea, una livrea che ci identifica con una delle cose che uniscono di più il nostro paese, che è la passione per lo sport. Quello lì è l'azzurro che abbiamo scelto, è esattamente l'azzurro, il cosiddetto blu Savoia, il Pantone blu Savoia, che è il colore delle nazionali, per interpretare non solo il senso di unità nazionale, ma anche questa ambizione a competere, un po' come nello sport, bisogna competere, per competere bisogna allenarsi tanto, fare bene il proprio lavoro, misurarsi con gli avversari con rispetto, ma cercando di vincere. Questa è un po' la nostra filosofia.